Presentazione del piano Trump per la pace in Medio Oriente, il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato la rottura di tutte le relazioni della Palestina con Israele e Stati Uniti. Allora sentiamo il corrispondente Raffaele Genà. La decisione era nell'aria dopo la minaccia di uscire dagli accordi di Oslo. Ora Abu Mazen annuncia la rottura di tutti i rapporti con Israele e Stati Uniti in seguito alla presentazione del piano di Trump. Decisione che aveva conseguenze su vari piani, a cominciare dalla sicurezza, quindi l'intelligence e l'ordine pubblico. Un fronte su quale si era mantenuto un difficile equilibrio anche nei momenti più delicati nei rapporti tra israeliani e palestinesi. Non intendo passare alla storia come leader che ha venduto Gerusalemme, attuato dal Cairo alla riunione d'emergenza della Lega Araba e il presidente dell'autorità, che nei prossimi giorni presenterà all'ONU un piano alternativo e ha capovolto le affermazioni di Trump secondo il quale i palestinesi avrebbero ottenuto col piano una maggior fetta di territori. A noi, ha detto, resta l'11% e la Lega si schiera a fianco dei palestinesi, anche se oltre alle dichiarazioni ufficiali pesano anche i silenzi e i distinguo. Oltre all'Egitto, paese ospitante, soprattutto l'Arabia Saudita, Emirati e Bahrain hanno accolto il piano con sfumature diverse, considerandolo come una base di partenza per trattative dirette. E sul campo continuano le proteste in Cisgiordania, nel villaggio arabo di Baqa el-Arbia, e anche ieri una serata con lanci di razzi e missili dalla striscia di Gaza sulle città di confine. Dalla mezzanotte di ieri.